tutti! In un video precedente abbiamo parlato della Stamp Platform di Tmalls prodotta dalla Tonic. Nel video di oggi vediamo come utilizzare la Stamp Platform per timbrare a più livelli utilizzando i timbri Craft Emotion. La particolarità di questi timbri è che ci consentono di ottenere un effetto tridimensionale perché abbiamo la possibilità di timbrare con tre diverse gradazioni, tre diversi livelli, diciamo della rosa in questo caso, oppure delle foglie e così via. Seguiamo la guida data già dal produttore, quindi andiamo ad utilizzare inizialmente lo step 1, lo step 2 e lo step 3. Per timbrare utilizzeremo diverse gradazioni di Distress Oxide, i nuovi Distress di Tmalls. Vi lascio i colori utilizzati uno dietro l'altro nell'info box sotto il video e vedremo diversi esempi. Quindi vedremo come creare due diverse tonalità di rose e anche le foglie. Prendiamo il cartoncino, in questo caso una tag, e la fermiamo sulla piattaforma con i magneti in dotazione. Poi prendiamo lo step 1 della rosa e andiamo a posizionare il timbro. Prendiamo il primo colore e inchiostriamo. Schiacciamo. E puliamo. Passiamo allo step successivo. Posizioniamo il timbro. Schiacciamo e passiamo alla seconda gradazione. Infine, posizioniamo lo step numero 3. Ed ecco pronta la rosa tridimensionale. Guardate che bell'effetto! Potete sicuramente sbizzarrirvi nella scelta dei colori, potete anche molto giocare con i colori che avete a disposizione. L'utilizzo della piattaforma è utile soprattutto quando dobbiamo fare dei lavori in serie e non una singola tag come in questo caso, perché noi andiamo a posizionare la tag sempre nello stesso punto. Ad esempio prendiamo un altro timbrino, lo posizioniamo qui, cambiamo gradazione cromatica. In questo caso utilizziamo un altro inchiostro, sempre un oxide. Schiacciamo e molto velocemente andiamo a togliere la tag e sostituiamo con una nuova tag. Quindi se dobbiamo fare ad esempio 10, 20, 30 tag, in questo modo il procedimento è veramente velocissimo. Guardate, timbriamo sempre nello stesso punto e così via.
Passiamo al secondo livello. Creare dei lavori in serie in questo modo è assolutamente velocissimo. Allo stesso modo facciamo se vogliamo andare ad utilizzare le foglie. Guardate che bell'effetto! A me questa tecnica piace moltissimo, a voi? L'avete già provata? Fatemelo sapere nei commenti e a presto! Ciao ciao!